Il Brindisi inizia a prendere forma. Dirigenti e tecnici lavorano in queste ore a stretto contatto per costruire l'organico che disputerà il prossimo torneo di Serie D. Ed ecco che arrivano notizie ufficiali sui tesseramenti. Hanno firmato l'accordo con il sodalizio adriatico della presidente quarta, Nando Garetti, lo scorso anno a Casarano, voluto da Massimo Silva. L'attaccante argentino, come si ricorderà, fu strappato al Monopoli dalla caparbietà dell'ex proprietà Barretta. Poi c'è il centrocampista Roberto Ketun, anche lui in ex. Il giocatore originario di Santiago del Cile lo scorso anno in Serie D con la maglia della Virtus Casarano. È un giocatore del Brindisi anche Salvatore Scarcella, così come un gradito ritorno è quello di Checco Damblè, che ricordiamo vestì per la prima volta la maglia con la V sul petto nell'era Salucci. Altro ex è Stefano De Padova, il jolly di difesa, anche ex Nardò, e lo scorso anno in forza al Racale in Eccellenza. Boccolini poi ha voluto anche Michele Ciano, il difensore della Marcianise, reduce dal campionato di prima divisione con la Cavese, giocatore che il mister conosce molto bene. Sempre in difesa ci sarà Angelo Buono, centrale, ex Manduria, Nardò, Tricasa e Lavello in Serie D. Poi diversi i giocatori di fascia under. Omar Davanzo, classe 91, proveniente dal Grottaglie, Luigi De Roma, 93, del settore giovanile del Lecce, Antonio Rosati, 93, della Dertona in Serie D, Andrea Stabile, del 91, del Botrugno in promozione. Sono solo i primi nomi di una struttura destinata ad ampliarsi, si legge in una nota stampa della Brindisi, e dotarsi dei necessari crediti in termini di cifra tecnica e di competitività.